Ciao a tutti, io sono Alex per chi non mi conosce, benvenuti sul mio canale iBrain e benvenuti a questo mio video tutorial su come registrare l'audio interno dell'iMac con processore M1 o da MacBook Pro col processore M1. Diciamo tutti quei prodotti Apple che montano il nuovo Silicon Apple, perché prima di questo processore montavano gli Intel e si poteva utilizzare tranquillamente Soundflowers, che qua in alto troverete il mio video tutorial su come utilizzare anche quel software. Ma se avete i nuovi computer di casa Apple con questo processore nuovo M1, Soundflower non funziona più. E quindi come si fa? Molto semplice, si può usare un altro software che si chiama Black Hole, che crea un drive virtuale di una scheda audio per registrare l'audio interno. Perché volendo, senza questo drive, noi possiamo lo stesso registrare sia lo schermo che l'audio del Mac. Ma il problema più grosso è che registra anche l'audio ambientale. Quindi se noi stiamo registrando lo schermo con, non so, un filmato o qualcosa e c'è rumore ambientale o noi parliamo, il microfono del Mac registra anche quello. Quindi avremo un video con audio esterno. Se voi vogliamo ovviare questo problema, molto semplice, bisogna installare Black Hole o Soundflower se avete i processori Intel. Facendo così il Mac registra l'audio interno, quindi noi volendo potremmo anche urlare davanti allo schermo, ma il nostro audio non lo riceve, o meno, non lo registra. Allora, cosa dobbiamo fare? Adesso io vi faccio vedere tutti i passaggi che dovete fare per installare Black Hole e in descrizione troverete il link del software. Mi raccomando, utilizzate il mio link, perché se andate su Google e cercate Black Hole vi vengono fuori un miliardo di siti che vi fanno scaricare robaccia che non è il software. Io vi metto il link del programmatore, chi ha fatto questo piccolo drive. Dovrete fare una piccola registrazione. Comunque adesso vi faccio vedere tutti i passaggi che dovete fare. Io li ho già fatti perché ce l'ho già installato. Poi vi faccio vedere anche come si fa a settarlo per registrare. E poi vi faccio vedere due o tre esempi che io ho già preparato, perché sto registrando lo schermo per farvi vedere quello che andrò a fare. Allora, andiamo a schermo del PC. Ok, siamo a schermo del PC. Per installare il software, molto semplice. In descrizione troverete il link che vi porta a questa pagina. Vi dovete un attimo registrare, una specie di abbonamento, però il download è gratuito, quindi non preoccupatevi. Allora dovete mettere un indirizzo valido, perché sulla mail vi arriverà il link per eseguire il download del software. Il vostro nome di battesimo, potete mettere anche nome, cognome, fasulli. Io non ho messo i miei dati veri e ho utilizzato una mail che uso, diciamo una mail spazzatura. Fatta la registrazione vi compare questo: controlla la tua mail, un link per il download arriverà entro 10 minuti. A me è arrivato subito il link, quindi se avete la mail già pronta vi arriva subito. Quando aprite la mail e cliccate sul link, vi si apre questa terza pagina dove vedete il buco nero, vabbè, ma adesso mi sta tra Chrome in italiano, so c'è scritto Black Hole. E avete tre tipi di software da scaricare. Allora, io ho scaricato Black Hole 2 Channel, che è quello più comodo e più consono per quello che devo fare io. Ma c'è anche Black Hole 16 canali e Black Hole 64 canali. Io vi consiglio, per l'utilizzo che dovete fare, di scaricare la prima versione, che è quella che ho installato io. Poi vabbè, a schermo dovete seguire le istruzioni a schermo, abilitare l'accesso al download e a sovrascrivere alcuni file, solite cose che chiede il Mac. Finita l'installazione vi si forma questa cosa. Allora adesso vi faccio vedere, andiamo a aprire in preferenze di sistema. Se allora noi quando andiamo in preferenze di sistema abbiamo questo. Ok, voi dovete andare in suono. In suono, in automatico, vi si apre il nuovo drive. Io adesso ci ho attivato il microfono iMac. Allora, c'è Black Hole 2 canali e uscita Black Hole 2 canali. Quando voi dovete andare a registrare il vostro schermo, molto semplice, andate nelle preferenze suono, gli dite che scegli il dispositivo per l'uscita audio, gli mettete Black Hole e poi in uscita mettete sempre Black Hole, a meno siete sicuri che sta registrando l'audio. Come avviene? Allora, adesso io vi faccio vedere le due opzioni che ho già creato: acquisizione audio, microfono, Mac. Proviamo a mandarlo in play. Esempio per farvi vedere che registra sia l'audio
esterno con il microfono attivo del Mac e l'audio del Mac che adesso facciamolo partire in play. E praticamente io se parlo sentite sia l'audio del Mac che la mia voce. Ok, quello è l'esempio con i driver originali del Mac. Adesso vi faccio partire quello dove io ho registrato e già parlavo, però non si sente nulla. Io adesso non posso farvelo vedere perché so dove bloccare la registrazione del mio schermo. E questa seconda registrazione è stata fatta con Black Hole. Praticamente non mi ha sovrascritto l'audio ed è anche più pulito perché non ci sono frusci dal microfono. Cosa dovevo dirvi ancora? Allora, il software è gratuito, vi ricordo, utilizzate i link che vi ho messo sotto in descrizione. Poi, quello che vi volevo dire, se andate a registrare con QuickTime, se voi avete già settato nelle opzioni di preferenza sistema e nella cartella suona gli avete già dato Black Hole e in uscita e in ingresso, già QuickTime ve lo prende in automatico. Se in caso non ve lo prende in automatico, molto semplice, basta che quando voi andate a fare nuova registrazione schermo con QuickTime Player, selezionate sempre Black Hole come entrata dell'audio. Comunque nel mio canale troverete sempre qua in alto dei tutorial su come utilizzare QuickTime Player per registrare sia lo schermo che l'audio e acquisire solo la singola finestra. Quindi se vi serve vi consiglio di andare a vedere anche quei video. Io, come al solito, il mio video tutorial su questo piccolo software che si chiama Black Hole è terminato. Se avete qualche problema sull'utilizzo o sui settaggi di questo piccolo software, non esitate a chiedermelo nei commenti, perché io tendo sempre a rispondere in modo celere, specialmente sui tutorial di informatica sul vostro sull'utilizzo di alcuni software per il Mac, perché so che chi va a cercarsi tutorial ha bisogno di risolvere il problema il più velocemente possibile. Se io vedo la notifica del commento con un problema, cerco sempre di rispondere in modo celere per risolvervi il problema. Se poi avete altri problemi su altri software, non esitate a chiedermelo sia sotto questo video o sotto i miei altri video tutorial, perché io fortunatamente so usare il computer bene e so risolvere molto problemi sul livello informatico. Quindi se avete dei problemi su alcuni software, non esitate a chiedermi. Se non ti sei poi iscritto al mio canale, mi raccomando, qua sotto c'è il tastino rosso se non sei iscritto, cliccaci sopra, diventa grigio, vuol dire che ti sei iscritto al mio canale. Lascia un bel like e se vuoi condividi anche il mio video, anche se è un video tutorial. E mi raccomando, non ti perdere tutte le mie prossime pubblicazioni, sia su video tutorial di applicazioni o applicazioni da cellulare, da computer e quant'altro. Io, come al solito, il mio tutorial è terminato. Io vi ringrazio di cuore, come sempre, che continuate a seguirmi. Vi saluto e ci vediamo con le mie prossime pubblicazioni. Ciao!